poi dei momenti magici, dei luoghi magici di incontro esistono, e ti facciamo vedere con Manuela Maddaloni quali sono. Abbiamo acquistato questa prima struttura che è il palazzo nobiliare del paesino, e poi ce ne sono almeno altre 5-6, sono tante. Così nasce il borgo sociale, cioè l'idea di colonizzare un piccolo borgo dove, vicino Napoli, dove i ragazzi possano vivere e possano anche lavorare. E questo significa psicologicamente che quando la famiglia non ci sarà più, non ci saranno più genitori, loro non vivranno il distacco e l'abbandono, il senso di rinuncia dalla loro vita originaria. Questa è la cucina, i ragazzi sono protagonisti della loro vita. Quindi preparano il pranzo, fanno i lavori domestici insieme agli operatori. Che state preparando? Hanno fatto le coperte, poi la cipolla, la puliamo, poi la sciacquiamo. L'idea probabilmente del borgo sociale risale anche alla tua scelta di paternità. Insieme all'istinto c'era anche una consapevolezza di volere un figlio disabile. Anche se avessi potuto accedere al registro delle coppie, a pari di una coppia, non come single, avrei comunque scelto un figlio disabile. Alba era perfetta, come bimba mangiava e dormiva. Adesso è un po' più sicuramente esuberante. Abbiamo tantissimi privati, singoli, piccoli e grandi, ma anche fondazioni, banche, imprese, aziende che decidono di adottare questo progetto, e i finanziamenti pubblici non ci sono. Non parliamo poi della crisi che ha causato il Covid, il terzo settore è stato completamente abbandonato e dimenticato. Ci siamo rassegnati a non chiedere fondi pubblici, ma a lavorare esclusivamente sulle nostre forze. Allora, qua c'è il nostro bar. Tutto questo garantisce ai ragazzi vita autonoma, garantisce inserimento lavorativo, ma soprattutto c'è una comunità che li ha accolti. Ragazzi, ci fate due caffè per piacere? Quando venimmo qui pensammo la prima cosa da fare è un bar, perché la gente viene, si chiacchiera, si incontra. Abbiamo una fattoria, produciamo il miele, un negozio di oggetti realizzati da loro e di piante. Ma com'è questo miele? Ottimo, squisito! Sala, sono queste nuove forme di condivisione, di comunità, no? Questo piccolo borgo, i ragazzi, i disabili, fanno delle attività. Sono straordinari. L'Italia è il paese che io lo ricordo sempre, che è il record del numero dei volontari. Nessun paese in Europa c'ha il numero di volontari che abbiamo noi, di forme di condivisione, sì, di questo genere. Sì, sono forme poi importantissime, e poi lo abbiamo visto anche in questo periodo, no? Con il Covid, come si sono mossi poi i volontari. Non so, a me rimarrà sempre impresso, per esempio, i medici in pensione che nel primo periodo hanno risposto all'appello per andare al nord, dove era davvero, c'era un virus che adesso già non si conosce, ma non si conosceva nulla, si sapeva solo che era mortale, che era pericolosissimo, è pieno di volontari, e queste sono forme straordinarie, ed è un peccato che lui dica non ci sono fondi pubblici. Su questo, probabilmente adesso capisco che il recovery fund è la ricostruzione strutturale del paese, però certo queste sono realtà che andrebbero aiutate, finanziate, anche perché risolvono temi importantissimi, certo, come il dopo di noi, no? Cioè la paura delle famiglie che hanno un bambino, una bambina disabile o con difficoltà, che cosa accadrà quando noi non ci saremo più? Questo è un problema importante, la legge c'è, andrebbe ancora più finanziata, questo sicuramente.